viva la razza! Eddie Guerrero è senza dubbio tra i wrestler più amati di sempre, non solo per le sue indubbie doti atletiche, ma ancor di più per la sua personalità così fuori dalle righe e la irriverente simpatia del suo personaggio, capace ogni volta di strappare un sorriso davvero a chiunque. Prima di approdare al successo mondiale nella WWE, Eddie Guerrero veniva da una lunga gavetta in federazioni minori, avendo riscosso successi negli anni 80 e 90, prima nel suo Messico e poi in Giappone. Tra il 2003 e il 2005 Eddie Guerrero raggiunse la massima popolarità con il soprannome di Latino Heat, sempre fedele al suo motto We Lie, We Cheat, We Steal, ovvero mentiamo, inganniamo e rubiamo, grazie al quale riuscì ad assicurarsi molte delle sue vittorie. Rivediamo assieme alcuni di questi memorabili episodi nei quali il messicano più simpatico del wrestling, mentendo, ingannando e rubando, trovava ogni volta la maniera di portare a casa la vittoria. Beh, quasi ogni volta. Viva la razza! Nel maggio del 2003 Guerrero e Tajiri affrontarono il Team Angle per contendersi la cintura di tag team. Il match fu abbastanza equilibrato, ma ci pensò Guerrero a spostare l'ago della bilancia con una delle sue trovate. Colpì alle spalle l'arbitro con una sedia, per poi passarla a Charlie Haas, così da incolparlo agli occhi dell'arbitro che naturalmente lo squalificò, regalando la cintura di tag team a Eddie Guerrero e Tajiri nel delirio del pubblico. Viva la razza! La settimana seguente fu la volta della rivincita, durante il quale il Team Angle era determinato a farsi giustizia per quanto accaduto pochi giorni prima. E quando sembrava davvero che giustizia fosse ormai fatta con Tajiri sul punto di cedere, suonò inaspettatamente la campana. Era stato Eddie Guerrero, naturalmente, che aveva creato questo diversivo per togliere d'impaccio Tajiri. E mentre l'arbitro cercava di capire cosa fosse successo, fece un'altra delle sue truffe in modo da far squalificare ancora una volta Charlie Haas e conservare il titolo. Il mese seguente Eddie Guerrero tornò in scena alla grande, a bordo di una delle sue auto Lowrider per incontrare Billy Gunn. Verso la fine del loro incontro, dopo una serie di tre suplex, Guerrero era pronto a chiudere con la sua Frog Splash, ma Billy Gunn riuscì a schivarla, mentre JV Noble faceva irruzione sul ring armato di una sedia. Guerrero approfittò della confusione prima per stordire l'arbitro, poi atterrare il suo avversario con la sedia e quindi fingersi svenuto finché l'arbitro non si riprese. Quando finalmente l'arbitro tornò in sé, Eddie poté chiudere l'incontro a suo favore, ma non senza lasciarsi scappare il suo sorriso beffardo. Viva la razza! Subito dopo Billy Gunn fu la volta del corpulento Rhino, che mise in seria difficoltà Eddie finché questi trovò il modo di fargli stordire l'arbitro per poi colpirlo a tradimento dove non batte il sole e quindi buttarsi a terra fingendo a sua volta di essere stato colpito allo stesso modo. L'arbitro non aveva visto nulla, naturalmente, e presto Eddie Guerrero approfittò della situazione per aggiudicarsi l'incontro, schienando il povero Rhino ancora aggrappato alle sue ciliegie. Dopo aver perso il loro titolo, il rapporto tra Eddie Guerrero ed il suo compagno di tag team Tajiri si incrinò rapidamente, tanto che i due si incontrarono sul ring per regolare i conti. Entrambi erano pronti a tutto pur di avere la meglio. Ad esempio, Eddie non risparmiò un astuto colpo basso a Tajiri coprendosi dalla vista dell'arbitro, mentre il giapponese fece ricorso al suo spruzzo velenoso, col quale però colpì per errore l'arbitro che rimase accecato. Proprio mentre il povero arbitro non poteva vedere, Eddie approfittò per colpire in maniera illegale Tajiri e metterlo fuori gioco per poi rimettere l'arbitro in condizioni di aggiudicare la sua vittoria su un Tajiri ormai inerme. Viva la razza! Nell'ottobre sempre del 2003, Eddie Guerrero mise in scena una delle sue truffe meglio riuscite. Accompagnato dal suo fedele cugino Chavo, affrontò Matt Hardy in un match piuttosto equilibrato, fino a quando Chavo riuscì a distrarre Matt Hardy e l'arbitro, dando il tempo a Eddie di salire sul ring con un cinturone. Ma invece di usarlo per colpire il suo avversario, Guerrero si limitò a lasciarlo in mano a Matt Hardy e buttarsi a terra fingendo di essere stato colpito. Mentre l'arbitro cercava di rimettere ordine, ci pensò Chavo ad atterrare Matt Hardy, lasciando la via libera a suo zio per chiudere alla grande con la sua mitica Frog Splash ed aggiudicarsi l'incontro. Viva la razza! Due settimane dopo fu di nuovo la volta del poderoso Rhino, che strapazzò per bene il campione messicano, finché Eddie pensò bene di infilarsi nello stivale un martello trovato casualmente a bordo ring.
Qualche istante dopo, quel martello finì nelle mani di Raino che, piuttosto perplesso, non seppe dare spiegazioni all'arbitro, il quale, giratosi per mettere al sicuro l'attrezzo, non vide Guerrero mettere fuori gioco il suo avversario con un colpo col cinturone. Come sempre, nessuno aveva visto nulla e Eddie Guerrero poté uscire di nuovo trionfante dall'arena. Viva la razza! Nel novembre del 2003, Eddie Guerrero si cimentò contro i Basham Brothers in un match 2 contro 1 e questa fu certamente una dura prova per il nostro messicano, che seppe però cogliere la sua opportunità quando Shanika, la manager dei fratelli Basham, distrasse l'arbitro così da lasciare il tempo ad Eddie di colpire con la frusta di Shanika prima Danny Basham e poi lo stesso arbitro, per poi cedere istantaneamente la frusta nelle mani del suo avversario. L'arbitro infuriato se la prese con i Basham e nella confusione Eddie Guerrero riuscì a chiudere il match vittoriosamente, celebrando assieme a Chavo di fronte al suo pubblico in delirio. Viva la razza! L'anno seguente, in WrestleMania 20, Eddie Guerrero affrontò Kurt Angle in uno dei match più spettacolari della storia del wrestling, con uno sfoggio di capacità acrobatiche davvero spettacolare da parte di due atleti a dir poco eccezionali. Questo match è memorabile soprattutto per il finale, quando Kurt Angle sembrava avere la meglio su Eddie Guerrero grazie all'utilizzo della Ankle Lock, la sua famosa chiave articolare. Dopo essere riuscito a svincolarsi una prima volta, Eddie pensò bene di slacciarsi lo stivale sinistro, così che quando Kurt Angle cercò nuovamente di sottometterlo, si ritrovò in mano solo quello stivale e Guerrero poté così sorprenderlo con un roll up e schienarlo, mantenendo così il suo titolo. Viva la razza! Sempre nel 2004, Guerrero affrontò ancora una volta uno dei fratelli Basham, Danny, mentre Doug se ne stava casualmente a bordo ring. Per non rischiare, Eddie fece in modo di far allontanare Doug con il solito trucco della sedia. Qualche minuto dopo, Danny cercò di colpire Guerrero con il cinturone, ma ricevette un calcio nei gioielli e una bella sventola con il cinturone. Come al solito l'arbitro non vide nulla, mentre Eddie, con il suo sorriso beffardo, salì sulla terza corda per scaricare la sua mossa finale sul povero Danny e vincere ancora una volta. Viva la razza! Nell'estate del 2004 il regno di Eddie Guerrero come campione della WWE era in procinto di terminare, quando incontrò Luther Reigns davanti all'attento sguardo di Kurt Angle che, pur portando una vistosa fasciatura alla gamba sinistra, non perdeva occasione di disturbare l'azione del campione latino. Ma l'astuto Eddie trovò la maniera di trarre vantaggio dalla presenza di Kurt Angle, riuscendo ad incolparlo agli occhi dell'arbitro di averlo colpito con il cinturone. E così l'arbitro fece allontanare Kurt, mentre un sorridente Eddie Guerrero cercava di chiudere il match con la sua Frog Splash, ma solo per essere improvvisamente interrotto dal miliardario texano JBL, il nemico giurato di tutti gli immigrati messicani. Viva la razza! Eddie Guerrero incontrò nuovamente Luther Reigns pochi mesi dopo al No Mercy 2004. Negli istanti prima dell'inizio del match, il nostro eroe latino mise gli occhi sul manganello di uno degli addetti alla sicurezza e non fu difficile per lui sottrarglielo e nasconderselo in uno stivale. Qualche minuto dopo, sul ring, Luther Reigns si sottrasse alla Frog Splash di Guerrero che, mentre l'arbitro era girato, sfoderò il manganello per mettere fuori gioco il suo avversario e poter trionfare con una Frog Splash finalmente andata a buon fine. Viva la razza! Alla Royal Rumble del 2005, Guerrero incontrò uno dei mostri sacri del wrestling, non sul ring, ma al sorteggio degli incontri. Stiamo parlando di Ric Flair, naturalmente, che qui aveva già almeno 95 anni. Alla estrazione Ric Flair fu molto fortunato, al contrario di Eddie che, sportivamente, abbracciò Ric Flair per complimentarsi con lui. Ma il Nature Boy non si era reso conto che durante quell'abbraccio Guerrero gli aveva rubato il suo numero fortunato e quando se ne accorse perse immediatamente tutto il suo buon umore. Dovette intervenire il manager Theodore Long per far sì che Guerrero restituisse il numero a Ric Flair, che così fece, ma solo per burlarsi di tutti ancora una volta, svelando di avergli rubato anche il portafoglio. Viva la razza! La faida con i Basham Brothers proseguì al No Way Out del 2005 e questa volta Eddie Guerrero aveva al suo fianco Rey Mysterio che, nei panni del buono, cercava di evitare che Eddie facesse un'altra delle sue truffe. Solo dopo aver visto che anche i Basham Brothers giocavano sporco ed erano pronti a qualunque scorrettezza pur di vincere, Rey Mysterio assecondò Guerrero dopo che Danny gli lanciò in mano la cintura che Eddie passò prontamente a Doug Basham.
Mentre l'arbitro metteva al sicuro questa cintura, fu proprio Rey Mysterio a passare un'altra cintura a Eddie, con la quale poté mettere fuori gioco uno dei Basham, mentre Rey si occupava dell'altro. E così Eddie Guerrero e Rey Mysterio vinsero la loro prima cintura in coppia, con una truffa naturalmente. Viva la razza! L'ultimo match combattuto da Eddie Guerrero fu a SmackDown l'11 novembre del 2005 contro Mr. Kennedy per la qualificazione alla successiva Survivor Series. Nell'ultimo incontro della sua vita, Eddie Guerrero ci regalò una delle sue truffe più memorabili, quando lanciò Mr. Kennedy contro l'arbitro così da lasciarli entrambi svenuti al tappeto. Il sorriso beffardo alla telecamera di Eddie preannunciava il suo imbroglio, per il quale scese dal ring a prendere una sedia. Al momento opportuno Eddie diede un gran colpo al tappeto con la sedia, per poi passarla a Mr. Kennedy un attimo prima che l'arbitro si girasse. Così Mr. Kennedy venne squalificato e l'arbitro alzò il braccio a Eddie Guerrero, che intanto si prendeva gioco del suo rivale. Purtroppo, appena due giorni dopo questo suo incontro, il corpo di Eddie Guerrero venne ritrovato senza vita nella stanza di un albergo a Minneapolis. Il cuore di Eddie si era fermato ad appena 38 anni di età. Se ti è piaciuto questo video, schiaccia quel bottone ed iscriviti al canale. Al prossimo video di Ulisse, la tua guida nel mondo.